piange anche il cielo a Portici il giorno dell'ultimo saluto a Giuseppe e Tullio. Ma la pioggia non ferma l'abbraccio della città ai suoi ragazzi. Nessuno resta a casa. Ombrelli aperti, la piazza davanti alla chiesa di San Ciro è piena. Sono tutti qua, in un immenso abbraccio alle famiglie, strette insieme nel loro dolore. Con loro c'è il sindaco Vincenzo Cuomo. Le corone degli ultras, eletti dell'entrata, un cuore di fiori bianchi ai piedi dell'altare. Restano in silenzio gli amici, quelli del tennis di Tullio, quelli della comitiva di Giuseppe. Poche parole, senza telecamere. Mentre è ancora incredulo che ha incontrato due ragazzi poco prima della tragedia. Abbiamo visto la partita insieme. Io ho preso una mano. Nel bar dello zio? Nel bar dello zio. Allora erano a fianco a me. Lei ha preso l'amaro? Abbiamo preso l'amaro, abbiamo festeggiato, allora sono preso un caffè dopo la partita e andiamo a vedere i ragazzi al Vesuvio. E poi andiamo a dormire. Quando le bare escono dalla chiesa di San Ciro, suonano per decine di minuti le campane della resurrezione e decine di palloncini volano su, nel cielo, richiamato più volte dall'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia. Poi gli applausi, quelli che però Giuseppe avrebbe dovuto ricevere molto presto, il giorno della laurea, e Tullio, tornato sui campi da tennis, per un torneo vinto. Allora, tutto questo mentre Vincenzo, il camionista accusato dell'omicidio, continua a difendere la sua tesi, cioè quella di aver scambiato i due ragazzi per due ladri. Allora, andiamo a Napoli, siamo lì perché, Claudia Aldi, cosa vogliono fare i legali del principale accusato di questo duplice omicidio? Alberto, siamo qua perché martedì prossimo, proprio qua alle mie spalle, i due avvocati di Vincenzo Palumbo entreranno e faranno istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione o i domiciliari del proprio assistito, ma soprattutto per fare accesso agli atti, cioè avere copia del fascicolo del PM dove si trova anche il famoso filmato che ha inchiodato Vincenzo Palumbo. Ecco, allora, perché dobbiamo dire che esiste un video che ha ripreso tutti i momenti della tragedia e che fornisce la dinamica chiara di questo omicidio. La nostra Claudia Aldi peraltro ha parlato con chi ha visto quel video e allora sentite che cosa ci ha raccontato. Guardate. È passata la mezzanotte quando Tullio e Giuseppe, per raggiungere gli amici che si trovano alla stazione trasformata in ritrovo, sbagliano strada e imboccano via Marsiglia. I due ragazzi parlano, sono a bordo della Panda e passano sotto la villetta dove vivono Vincenzo Palumbo, la moglie e la figlia. Eccola qua, lo vedete qua alla mia destra. È notte, aperta campagna, c'è la pubblica illuminazione, la macchina, i fari accesi. Giuseppe e Tullio si accorgono che non è questa la strada che devono prendere per raggiungere la comitiva, per cui vanno in cima alla salita qua dove c'è un piccolo spiazzo per poter fare manovra e tornare indietro. Per fare manovra si fa rumore, è notte fonda, tutto intorno è silenzioso, quindi probabilmente il motore della macchina sveglia il cane di Vincenzo Palumbo che, armato alla pistola sotto il letto, esce sul balcone. Quando i due ragazzi sono arrivati all'incirca a questa altezza, vengono colpiti dalla pioggia di proiettili, 5 entrano in macchina, 2 li uccidono, uno colpisce Tullio, uno colpisce Giuseppe. La telecamera che è là, che riprende tutto. Nel filmato, in mano agli inquirenti, si vede benissimo la macchina che viene attinta dai colpi sparati da Vincenzo Palumbo. Dopo la Panda fa una piccola carambola e perde la ruota posteriore destra e va a finire contro il muretto. Giuseppe e Tullio sono morti. Claudia Aldi, perché è così importante questo video? Questo video è importantissimo perché innanzitutto ci racconta quello che è successo davvero quella sera e non quello che ha raccontato Vincenzo Palumbo agli inquirenti fin dai primi momenti. Da orari precisi, dinamiche precise, addirittura si vedono dal filmato i colpi che arrivano sulla macchina e ci sono delle tempistiche che non possono essere contestate in nessun modo da nessun racconto e da nessun'altra parola. La famiglia, le famiglie, dopo il dolore e la rabbia che abbiamo documentato fino a un attimo fa, adesso chiedono giustizia. Sono arrivate le scuse da parte della moglie e della figlia del camionista accusato, ma lui continua invece con la sua teoria che quelli erano ladri. Intanto dobbiamo dire, i giovani conoscevano quella zona, cosa hanno raccontato i loro amici?
I loro amici e anche un conoscente che abbiamo visto nell'intervista durante il funerale ci ha detto che i ragazzi stavano andando all'ex stazione Cook, cioè una stazione ferroviaria della vecchia circonvesuviana che si trova sopra il Vesuvio e che si raggiunge proprio da quel punto, dalla strada vicina, e quindi non avendo il navigatore a disposizione perché lì è una zona scoperta, hanno sbagliato strada, semplicemente questo, si sono trovati nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Torneremo su questo, certo se è davvero confermato questo sarebbe ancora più agghiacciante. Si erano persi, non avevano la copertura di segnale e sono morti in questo modo assurdo con la loro auto crivellata di colpi, come abbiamo sentito. Grazie Claudia Aldi.